ti preparo oggi nella mia cucina per la rubrica di culinaria Health in the Air. Ti preparo le lasagne con crema di formaggi e Praga. Allora devi prendere noce moscata, olio extravergine, 150 grammi di provola affumicata, 50 grammi di parmigiano reggiano, 200 di ricotta, un po' di sale, un po' di pepe, 200 grammi di lasagne fresche all'uovo, 40 grammi di burro, 6 carciofi, un limone e 120 grammi di prosciutto di Praga. Allora, prima pulisci i carciofi, li affetti, li immergi man mano in acqua acidulata con il succo di limone, poi li scoli e li cuoci a vapore per 10 minuti. A questo punto triti grossolanamente, ovvero la cazzo di cane, il prosciutto e la provola, li mescoli in una ciotola con la ricotta e una grattatina di noce moscata. Scotti le lasagne in acqua bollente, a cui avrei aggiunto 2 cucchiai d'olio, poi le scoli e le stendi su un canovaccio. A questo punto le disponi uno strato in una pirofila imburrata, distribuisci sopra uno strato di crema di formaggi e prosciutto, uno di carciofi, un po' di sale, pepe e continui così fino a che hai finito tutti gli ingredienti. Ah, l'avevo detto, devi anche prendere una bottiglia di vino e berti un bicchiere. Così, per rendere ancora più serena la ricetta. Poi completi con il burro rimasto ridotto a fiocchetti, una spolverizzata di parmigiano grattugiato. Inforni le lasagne a 180 gradi per 15 minuti, poi lo ficchi a 250 gradi e lasci gratinare per circa 10 minuti. Taglia le lasagne e le guarnisci con il parmigiano rimanente a scagliette sottili. Vuoi vedere come viene la mia ricettina? Vai sul gruppo Facebook del DDT o sul mio Instagram. Regia! Sì, buona, dai. Com'è il mio piatto? Oggi è distrutto una tradizione. Ah, grazie.